Amati apostoli, ma soprattutto amatissime pecorelle, sono sempre io, Don Alemanno, il vostro parroco di quartiere, e sono qui con l'esimio Boban Pezov, ciao, che saresti tu, sì, per una reaction in quel di San Benedetto del Tronto. Ci troviamo qua in occasione del San Beach Festival Comics Cosplay Games. Cultura pop. Ultimamente mettono tutte questi nomi, quindi io non mi ricordo mai qual è la seconda parte del nome. La classica fiera della cultura pop. Bravo, okay. Bravo Boban Pezov. Sì, sono informato, ho studiato. Pazzo, guarda, quando sempre intervieni tu, vai subito. Io non ho voce. Senti che c'ho sta voce, perché ho viaggiato per 7 ore con l'aria condizionata e qui adesso sono rauco. Sì, pressoché afono. Afono, okay. Però in realtà vedo che con un po' di riverbero, un po' di diaframma, e soprattutto con la buona volontà, ti fai sentire lo stesso. No, bravo. Comunque, diciamo una cosa, abbiamo evitato i social oggi. L'abbiamo evitati. Evitati perché? Come la peste, perché c'è sempre, non faccio nomi, ma tipo c'è questo trio di stronzi, che sono amici. Però li vogliamo bene. In questa occasione sono stronzi. In questa occasione sono stronzi perché fanno i classici post. Vogliamo dire i nomi? Ah, Victor Laszlo. No. Vabbè, questo è per fare un esempio. Per fare un esempio. Poi. Kal-El, sempre per fare un esempio. E Andrea Bellucci. Sempre anche lui per fare un esempio. E ogni volta che c'è un nuovo episodio di qualche serie in voga, mainstream, mettono la faccia con il poster. E questa cosa fa incazzare Boban Pezov. A me questa cosa mi urta il cervello, perché è un sensazionalismo troppo esagerato che mi dà una sorta di percezione già di quello che ti troverai, quello che mi troverò. Quindi, è una cosa fastidiosa. Tu ritieni quelle espressioni facciali, possiamo chiamarle spoiler? Degli spoiler. No, è semplicemente, è un po' come quando ti è mai capitato, no, di avere in comune una ragazza che ti sei scopato con un tuo amico e lui ti dice, oh, quella lì, mamma mia, mamma mia. Non avresti preferito scoprirlo prima tu? Prima che lui ti dicesse, ehi, mamma mia, devi vedere. E tu non ci crederai, ma io ho capito. Ho capito che cosa stai cercando di trasmettermi. E tu provi queste sensazioni vedi il posto di, per fare un esempio, Victor Laszlo, Kal-El e Belushi. E sono i tre che più di tutti ti triggerano, perché tu nel vedere quei post cosa fai? Senti già l'emozione. Lo leggo negli occhi, mi anticipano l'emozione. E quindi quando arrivi lì... E mi anticipano l'eiaculazione in questo caso. Perché quando... la cosa pazzesca è che quando parlo con te inevitabilmente poi la si finisce a parlare di eiaculazioni. Okay. E non sempre le nostre, senti, a volte anche quelle degli altri. Anche degli altri. Però intanto iniziamo l'episodio, che io sono gasatissimo. Dobbiamo fare la reaction a The Boys, puntata 7, episodio 7 di The Boys. Non l'abbiamo visto, anche se è uscita ieri, no. Sì, però adesso ce l'andiamo a vedere. Prima volta in assoluto, sono le 4 meno un quarto del mattino e noi come due coglioni siamo qua. Addio, Lenny. Tu sei il motivo per cui è morta. È stata dove ad abbandonarla? È stata una cosa pericolosa. Lenny! Non ti hanno incasinato le droghe, questo sei tu. È veramente carinissimo. Allora, questi due mi hanno rotto i coglioni. Cioè, non ti piace la loro storia? Due coglioni, no, troppo. Non ti piace? Troppo melenza. Cioè, questa, mica, questa scena. Questa scena è bellissima. Porca. Quando Black Noir non gli risponde, ma quello è convinto, si fa impazzire. Lui è un attore che mi fa impazzire, perché quando ero ragazzino a Smallville aveva la stessa faccia e lui non è invecchiato, invece io mi sento, a me piace lei, cioè odiosissima. Ma sì, questa qui, sì, lei è odiosissima, però è proprio brava a farsi odiare. Le pubblicità con le sigarette. Ora che facciamo? Nascondiamo sempre i nostri casini sotto al tappeto.
farci delle favolette, come soldatino. Io capisco da far schifo per te. Sta la satira politica e storica sugli Stati Uniti. Esageratamente manifesta, nel senso. Sì, è leggermente sopra le righe, ovviamente. È parecchio dichiarata. Ma chi cazzo è? Chi è? Perché c'è la vecchia? Io in queste donne sono come il vino nuovo. Più invecchiano, più diventano viziose, ma anche tossiche. Beh, così, lavati, su, su, la pausa è finita. La baracca non si aspira, adesso la forza. Qual è il problema? Chia. Qual è il problema? Mi sono aspettato. E secondo questo letto ha visto due cecli, lo sapevi questo? Smith e Biss. E tu lo stai usando come un bordello di rin. Prende delle medicine. Credo di sì, una volta la prendeva. Ragazzi, ma insomma, questa stanza non c'è di sesso strano. Descrizione di adesso se lo si è inventato. Magari cerchiamo i rifugi e poi noi controlliamo le farmacie locali. Sì. Ormai si è creato il trio. Mi fa impazzire quando compare il titolo così a cazzo di cane. È faccia di merda. Minchia, è impressionante. Questo secondo me perderà i poteri. Così dicono. È soldatino, cioè... lei è fighissimo. Secondo me lei è veramente... C'ha proprio il fascino che manca alla tipa, Gal Gadot. Sì. Anche se è più... Tecnicamente, anche se... viene considerata più figa, sì, no, io però lei è affascinante. No, preferisco lei milioni di volte. È una dei migliori. Sì, tra i personaggi femminili è quello che preferisco anch'io. Sto cercando di fare la schwa. The migliore, signora. Comunque lui è l'unico non ho mai visto vestito in modo diverso. Sì, però è sempre una volta così. Nudo. Sì, nudo. Non siamo mica dei selvaggi. Secondo te dorme con lui? Dorme? Dorme col mantello e tutto? No. Ma io paura che lei muoia veramente. No. Comunque in ogni premura c'è della minaccia. Sì. È straordinario. Che faccia, cazzo. Madonna, che faccia di cazzo allucinante lui. Passivo-aggressivo. No, ma è più inquietante in ogni singolo sguardo, ogni espressione. La scelta di attori è pazzesca. Vieni con me. Tarantino! Un botto. Tarantino! Sì. Moltissimo, cazzo. Tarantino! Una citazione a Tarantino pazzesca. Cazzo fuma questa qua. Lui è tipo una sorta di Captain America. Sì, è la parodia dorata di Captain America. L'altro è tipo Superman. Ma quanta ne hanno ancora di questa roba? Sono i suoi fatti ormai. No, nel senso, cioè, quante fialette hanno? Non ancora qualcuno. Perché dovranno utilizzarle nuovamente per Patriota, sì. Presumo. Lui mi piace molto di più adesso. Sì, c'è una bella crescita. Almeno c'è un cazzo di percorso, santo cielo. C'è un'evoluzione. Infatti hanno ucciso i tre in prima. Ormai non aveva più niente. Tutta la parentesi sui diritti civili, che era anche figa, però poi non che basta. Non c'è. No, mi piace la sua deriva. Questo qua. E questo personaggio è veramente allucinante. Tipo un personaggio di colore lui. Sì. A casa sua. No, vabbè. No, okay. Noi siamo i tuoi migliori amici, non è così? Ti ho aiutato a superare le lezioni in seconda media e all'Ardoro Caffè durante quel massacro in Lagos. E per Marco ti aiuteremo a superare anche questa. Ti aiutiamo noi. Ma tu come nostro amico. Offeso. C'ha tutte le sedie messe strane, guarda. Sì. Cosa? Che pazzo, è fuori come un balcone. Non abbiamo parlato.
quando ho fatto la strage l'altra puntata. È fatto. Cos'è successo? Mica, è fatto, guarda lì. È fatto, perso. Yui? No, il soldatino. Il soldatino è fattissimo. Eccola. Quello gli fa vivere qualche incubo di merda. Ma che cazzo è questa stronzata? Buccia, svegliati! Stai perdendo tempo, è andato. Che gli ha fatto male stormare? Il suo modus operandi l'ha bloccato in un incubo senza fine, finché non morirà per disidratazione. Cazzo di potere. Può anche risvegliare. Ehi, se devi fare esterico, ti prendo a cefoli come farebbe Sean Connery. Sean Connery. Non vale la pena. Non sarebbe meglio che li smettessi, e non sarebbe meglio che tu ingoiassi le mie palle. Ricca, che cazzo. Cazzo di personaggio mitico, cazzo, cioè una roba assurda. Anche soldatino è straordinario. Forse è French che non ha avuto un'evoluzione in questa stagione. Oh, non so, a me sia lui che lei, l'asiata, boh, mi rompono il coglione. A lei piace, a me piace moltissimo lei, perché è affascinante come personaggio. Non lo so, a me entrambi rompono il cazzo. Quando sono le loro parti, prego che finiscano il prima possibile e arrivi patriota a perforare qualcuno con gli occhi, perché il dramma è... Perforare qualcuno con gli occhi. Ma questo qui è fatto come peggio di soldatino. Però... La scorsa puntata questa l'hanno presa a pugni, sì, sul fegato, ovunque, e non è morta. Stava combattendo praticamente come quando aveva i poteri. Oh, quella scena. Però gli ha persi i poteri. Appunto. Allora perché stava combattendo come se li avesse? No, insomma è stato più l'istinto di sopravvivenza. Porca troia, mica, ha spezzato le dita, cioè, non so. No, ha pigliato a coltellate il tizio. Prima gli ha dato la coltellata all'interno coscia e poi ha iniziato quello che era in piedi, che ha spezzato le dita prima di attaccare l'altro. Cioè, ti sembra un po' leggermente overpower per essere una che aveva perso il potere. Ecco, per esempio, adesso questa scena mi ha rotto il cazzo. Non è solo una perdita. No, perché vuoi vedere più altre cose che sono un po' più attese, tutto lì. Tu dirai, non la stai neanche se cosa. Ma voglio dire, potresti anche venire uccisa. Non lo farò, mi dispiace, non posso. Tanto alla fine lo fai. Sai che faccio quando sono triste, spaventato? Un cazzo di niente. Sono una fottuta femminuccia. Anch'io. È una cosa che anche noi facciamo quando... Soldatino top personaggio. Oggi sono. È ancora sto qui. Sto qui. E lui mi fa troppo ridere. Sì. Però ormai è ridondante, sono sempre le stesse cose. Cioè, no, sta diventando un pochino ridondante. Un po' ripetitivo, lui con i polpi, sì. Infame che fa sempre le sue infamate. Per far piacere a Patriota. Questo ce l'hanno lì per fare la macchietta comica. Sta una cogliona. Secondo me la uccide. Non vuole fare una cosa a tre. Non vuole fare una cosa a tre. Ah, lo so. Curioso di capire la chiamata. Con chi si schiererà, se con Patriota? Bisogna dire che per adesso non abbiamo visto nulla che giustifichi quelle espressioni facciali di cui prima. Ah sì, adesso... le espressioni facciali dei nostri tre cari amici. No.
Per adesso no. Su con la vita, Gunpowder, sto solo scherzando. Perché ridi anche? Perché ridi? Perché riso i papperoni? Questo, cioè, questo qui che è fatto come un cazzo di bestia. Incontra un prete e una suora. Cioè, vedi, no? Andrà a finire male. Il vestito così, cioè, poi questi non dicono niente. C'è uno con uno scudo. Vabbè, è vestito da prete. Dobbiamo andare a un ritiro della settimana. Sì. Minchia, aveva ragione lui. Aveva ragione soldati. Porca puttana! No! Non voglio fare la fine dell'esorcista! Cos'è bianco e nero e sporco di rosso? Ok, per prima cosa... Cos'è bianco e nero e sporco di rosso? Vaffanculo, secondo è di questo. Comunque è cattivissima, eh. Non dire essere un soldato. Non sa neanche come si fa la croce! Ha fatto come la faccio io quando si è chiamato in matrimonio e non c'hai voglia di fare. Non ti ricordi se sei ortodosso, però. È cattolico. Cattolica. Ma la scoppia testa, se non te riuscirebbe a far scoppiare la testa al patriota. Secondo me non ce l'ho. Non ce l'ho. Se lui non l'ha uccisa. Evidentemente, o non ha neanche tentato di ucciderla, evidentemente perché sa che lei non è un pericolo per lui, altrimenti avrebbe una laserata che avrebbe decapitato. Aia, è il comizio di Italia Viva. Sono 30. Il popolo della famiglia. No, non ci sarebbe nessuno. Il popolo della famiglia, non ci sarebbe. Che cazzo è questo? Aia. Però non decolla questo. No, siamo ancora a metà episodio. Lontani, anni luce. L'episodio precedente era decisamente molto più. No. Questa è una cazzata. Non ci posso credere ancora. Sì, sì. Ma no, questa è una cazzata. No, che. Era anche una bella morte comunque. Ma sì. Perché lui. Era veramente pentito davanti a lui, si notava che era pentito, sì, sì, perché sì. C'è stata una rivalsa nonostante la sua superficialità e essere comunque sempre un coglione. Certo. Il personaggio ha avuto un'evoluzione. E alla fine. E basta, chiuso. Perché non hanno chiuso? Oh, questa è una cazzata. Oh. Beh. Però un cuore di un razzista. Beh, la svolta però è interessante. Sta roba comunque l'hanno pensata bene. L'hanno pensata bene. Sì. È una cazzata comunque farlo tenerlo vivo. Mi sta sul cazzo lo stesso il fatto che sia vivo. Sì, però. Ciccia, vai. Quanto cazzo è? Più della metà. Non è. Che troia, dai. Vabbè che è vero che anche in Hero Gasm molte delle cose che sono successe negli ultimi 20 minuti, un quarto d'ora. No, ma io non ce la faccio a vedere questi due. Ti prego, basta. Mi hanno rotto il cazzo. No, ti giuro, mi hanno rotto il cazzo, basta. Veramente due dita nel culo, così proprio. Cioè. Guarda, veramente a te te ne frega di questa cosa qua che sta succedendo. Ma hanno già ballato, hanno già fatto il loro musical, poteva chiudersi lì. È stata una bellissima scena quella all'ospedale. È stata una scena molto bella. Secondo me queste scene stroppia, cioè sono un po' troppo. Ma basta. È ridondante, già visto. Basta. È un po' avanti. È un po' fermo.
poteva finire lì così. La scena. No, poteva essere questa là, No, poteva essere solo questa battuta. Quando? Tipo, certo era strano. Il resto, toglielo. Sarebbe funzionata lo stesso la scena. Cioè, questa la lettera, la penultima. Ma non la è tanto a livello puntata. Proprio di. Indipendentemente che sia una serie, tutto. Cioè, queste scene secondo me sono praticamente inutili. Sappiamo già cosa prova la ragazzina, sappiamo lui com'è. Però è ridondante quello. Oh, ma non sta succedendo un cazzo di niente. No, ed è la penultima puntata, 25 minuti dalla fine, non è successo un cazzo di niente. Niente. No, è solo una chiusura. Niente, non è successo un cazzo. Se non a scoprire che A-Train è ancora vivo, ma basta. Col cuore del tizio razzista. Questa cosa però fa ridere. Questa cosa è geniale. Fa ridere. Sei fa ridere sul cazzo che lui sia vivo, ma contemporaneamente sì, è geniale. È contento di essere vivo, ma allo stesso tempo deve vivere con la consapevolezza di avere il cuore di un razzista. Sì. È la giornata dei sentimenti. Tra Butcher, tra lui. C'è molto sentimento. Però il problema a quando si tratta di scrittura, non puoi farlo su tutti i personaggi. Fallo magari solo su uno, però no, madonna. Cioè qua abbiamo il tizio, questo qua, abbiamo Butcher e abbiamo ovviamente anche i due, la coppietta che di nuovo ripetono le stesse cose. E c'è qualcosa che non funziona. Secondo me per adesso non è una puntata incredibilmente entusiasmante. Nonostante trovi geniale la versione cartone animato dei suoi flashback, quello lo trovo geniale. È un po' la critica sociale, anche un po' alle fake news di oggi. Molto attuale. Smettetela. Lei è Snoop Dogg, ovviamente. Che coglione. Snoop Dogg. Mica i suoi sorrisi. Secondo me gli mettono dell'ovatta, si mette dell'ovatta ai lati. Mi pare di ricordare un documentario, qualche cosa, un'intervista dove aveva fatto vedere che si metteva due pezzi di ovatta qua per far sentire, per fare questa forma qui delle, un po' squadrata. Sì, qua, no, proprio qua, per gonfiarsi queste parti. Mi pare di ricordare proprio una scena in cui si toglie in un... Può essere, perché sembra un po' gonfio l'attore, tipo backstage così, no? Ma a me fa ridere che cammino nei boschi così, nelle campagne. Con quello ancora addormentato. Poi, cioè, molto tutta sta puntata, persino Butcher è addormentato, capito? Cioè, manca 17 minuti, non è successo un cazzo di niente. Almeno spero che lo ammazzi in maniera divertente. Non so, cioè, perché... scena in The Winter Soldier, è così, sì, che prende lo scudo e inizia a massacrare. Questa è un po' più integrale, diciamo. È lunga, eh? Cioè non possono concentrare. Ok, beh, non rispondi al telefono. Non può portarsi il telefono quando si teletrasporta, non trovi. È una
È la quiete prima della tempesta, ma un po' troppo quieta. Troppo. Vabbè, quando la dura mezz'ora di puntata, proprio, proprio devi mettere quietezza. Posso dirti come delle puntate più noiose di The Voice viste tutte queste stagioni? Vabbè che è un episodio, o perché adesso arriverà sul finale, ci sarà un cliffhanger, qualcosa di... Quanto cazzo, di... quando? Cioè, se mancano 6 minuti e mezzo. Più togli, i titoli di coda. Poi basta, però in realtà non è che... Ma che cazzo avete visto? Ma vi siete esaltati per questo? Io mi sto addormentando. No, ma non, cioè, è che... È si che... scherza, vogliamo dirlo. No, si scherza. Parto dalle sono loro... amici, allora, sì. Parto dalle loro espressioni. Però per tu dire... dici, ti hanno ingannato con quell'espressione. Con quell'espressione ti hanno fatto credere che questa cosa è una credere... merda. No, merda, adesso tu stai anche esagerando. Bowman è una merda. È un personaggio, è una puntata di raccordo. Di raccordo dove non raccordo. Succede... Niente. Non succede nulla. È un filler di merda. Cioè, sì, scopri che. No, Black ci sono. Allora, ci sono delle info che ti vengono date. Sì. Informazioni. Ma che possono essere date con poco. Sì, anche con... Ma basta. Non lo so. Cioè, lui è il figlio di solito. Così che me lo aspettavo. Quale padre non vorrebbe questo per il suo unico figlio? Cazzo, me lo aspettavo sta cosa. Allora. No. Andiamo. Allora, questa puntata è al limite del filler, sì. Tranne per il fatto che ti dà delle informazioni. Il fatto che il modo in cui sono messe in scena queste informazioni è terrificante. No, hanno caricato, tutte le parti emotive nella stessa puntata per sbrigarsi e levarsi dai coglioni prima di chiudere la stagione. È una cosa fastidiosa per... A me dà fastidio, ok, quando guardo una serie, quando c'è una cosa del genere così. Questa non è una bella scritta. È una roba in cui fondamentalmente abbiamo delle info, ma non è successo okay. Un cazzo. Abbiamo delle informazioni, mi piace. Allora, a livello di messa in scena, di come vengono presentate le cose, mi fa anche piacere vedere le parti animate che ti raccontano come è stato, diciamo, in qualche modo venduto ai russi. Soldatino, tutta quella parte divertente la roba lì, okay, del cartone animato, dice. Ma va benissimo che tu hai fatto vedere la parte di noir, quella roba lì, però hai caricato anche con Butcher, dove sapevamo già che i problemi che aveva con suo padre, e anche lì ci hanno un po' tediato, hanno caricato troppo. In realtà ci hanno detto delle cose che già sapevamo, ma già maggiormente nel dettaglio. Entrando maggiormente nel dettaglio, ma si poteva ridistribuire in un'altra situazione. Sì? Perché è tutto caricare una puntata unica? E poi ancora con Chimico e Frenchy, ancora con sta cosa, e Marsiglia, e vogliamo... Ho capito che vi amate... Cioè, secondo me, basta. Dopo che gliel'avete messa nel culo ai russi. Arco narrativo. Il vostro arco narrativo. Grazie, ciao, siete venuti, state lì, abbracciatevi e cercate di vivervi il momento. E magari dai una mano, non so, a loro. Però c'è poca roba. Hanno caricato, come detto tu, troppe cose che secondo me sono inutili. Poi tutta la parte di Frenchy che parla con Chimico. E la poesia, cosa ha letto lì, quella roba lì, il racconto. Chiudila, nel senso, metti due battute, chiudi la cosa e vai avanti. Questa puntata praticamente ti hanno detto che... Ti hanno rivelato qualcosa che posso di dirti, posso dirti, pezzo io di mi merda, aspettavo. Ma non era un pezzo di merda. Sì. Cioè, capito, ti deve far vedere qual è l'origine del demone... E la di puntata... Boucher, ma contemporaneamente ti deve anche far vedere che nonostante ci sia una consapevolezza da parte sua, alla fine
lui comunque si comporta da pezzo di merda, perché la missione, e c'è anche un parallelismo, la missione è più importante di tutto, che è la stessa cosa che gli dice Soldatino prima. In realtà veramente Butcher pensa questa cosa qua, sì, è combattuto, ma in realtà poi la sua decisione la prende comunque senza pensarci più di tanto. Se mi volevano fare capire questa cosa ci sono pure riusciti, sì, però sì, che due coglioni, sì, cioè veramente. E la puntata forse un po' più Scremi qua durava mezz'ora quella roba lì, potevi fare un po' più di ciccia dopo, sì, cioè alla fine cosa ce ne frega di Mentolo, Mentalist, come cazzo si chiamava, cioè sì, ho capito, è quello che poi gli dice, che cosa gli dice, che patriota è suo figlio, minchia, boh, non lo so. A me, sinceramente, questa puntata mi ha scassato il coglione. Sì, io mi stavo addormentando. In un paio di video, cioè, se poi noti quando monterai questa roba, in un paio di volte io ero lì che... cioè, ho l'occhio che stava un po' cosa devo cascando. Fare lo zoom? Zoom, fai il cazzo che ti pare, ma mi stava cascando l'occhio. Faccio lo zoom lì. Sì. Perché che cambi anche la colorazione, la palette dei colori in quel momento, poi che cambi, no, seppia. Puoi metterci il cazzo, no, che ti pare. Un pianoforte, tipo quei copyright free, sì, da YouTube, sì, tipo sì, sad sì, piano. Metti il cazzo che ti pare, però mi stavo tormentando un paio di volte. Mm-hmm. E vabbè, a me questa puntata... mi ha rotto il coglione, sì sì, io devo dire che... è una rottura di palle. Notevole delusione. Al netto delle informazioni che sono state date, ripeto. Informazioni? No, nel senso, informazioni. Quello lì è il figlio, poi cos'altro sappiamo? Eitrain è vivo, ma ok, Eitrain è vivo, fine, perché me l'hanno lasciato vivo? È la parte più interessante, il fatto che lui ci abbia il cuore. A me sarebbe sì, piaciuto che gli avessero anche impiantato il pene. No, no. Non avrebbe avuto senso. Perché dovevano impiantare il pene nuovo a uno che era infartuato. Cioè, a meno che non c'hai le fistole sul glande, no? Hai ragione, è una cazzata, però mi piace il fatto, non si chiamano fistole. Non cazzo si chiamano, sono che ore sono? Mi dico solamente che sono le 5, vabbè non si vede, sono le 5, sono le 4:58 per la precisione, quindi domani la fiera inizia comunque alle 3 del pomeriggio, quindi abbiamo tempo per riprenderci. Grazie di aver seguito questa reaction della settima puntata della terza stagione di The Boys. Ci ha fatto pressoché cagare a entrambi. Sì. No, avete seguito. No, ovvio che il finale sarà interessante. Boh, ma però quanto vede... dura l'ultimo episodio? Perché, ripeto... un'oretta come gli altri. Va bene. È ora di andare a letto, ma soprattutto di andare a fare in culo. Beh.